Ciao Popolega Nerd, sono a Milano per la presentazione di 9 lune e mezza, primo lungometraggio dell'attrice Michela Andreozzi, un lungometraggio veramente molto divertente dove si parla di maternità, si parla di problem femminili, si parla anche di rapporto uomo-donna, ci sono tanti riferimenti al cinema americano e italiano e soprattutto si ride tantissimo. Il film arriverà nelle nostre sale il 12 ottobre. Per l'occasione ho intervistato la regista e interprete femminile protagonista Michela Andreozzi insieme alla sorella all'interno del film, Claudia Gerini. Quindi siete curiosi di sapere quello che mi hanno raccontato, io vi consiglio di restare con me. Io inizio subito con una domanda per Michela. Tu ti sei definita per questo film una prima impara attempata perché è il tuo primo film da regista, però in realtà all'interno del film si parla di una gravidanza appunto tardiva. È stata una coincidenza oppure hai voluto che in fondo le due cose fossero unite? Come dice l'ostetrica alla fine del film, una donna è mamma sempre, che mette al mondo un figlio, una torta oppure una canzone o un film. Nel mio caso, io dico sempre, ho 31 anni ma di empals, di contributi, quindi sono arrivata a questo film abbastanza matura, spero per il film, ma comunque matura in generale, per cui questo figlio l'ho fatto tardi e come tale sono una primipara attempata. Claudia, per te questo è un periodo super intenso perché tu sei al cinema con due film, questo che sta per uscire, 9 lune e mezza, Amore e malavita, e sei arrivata anche su Netflix con Suburra. I tuoi tre personaggi hanno una caratteristica simile tra loro, sono tre donne molto indipendenti che si vogliono autoaffermare e che non vogliono avere figli, in realtà non hanno il tempo per i figli in qualche modo. Come ti sei trovata in questi tre personaggi diversi, considerando che tu invece sei una super mamma? Non ci avevo pensato a questa cosa che hanno in comune, in effetti. Ma in generale con un'attrice è interessante, come ho detto già, interpretare ruoli di donne lontane da te, no? Perché comunque è un'esplorazione, una scoperta. E Livia in 9 lune e mezzo ha a che fare con la musica, è una viaggiatrice come me, io amo la musica, amo viaggiare, quindi diciamo avevamo dei punti in comune ma lontanissime per quanto riguarda i figli, perché io mi sento invece molto realizzata, non ho sempre pensato ai figli, però quando è arrivato il momento insomma li ho voluti e quindi vabbè, poi anche nelle altre due interpretazioni sono donne molto 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 lontane da me, in Suburra sono una revisore conti del Vaticano, una donna assetata di potere e di denaro, la moglie di un boss, insomma stupenda. Lontana, però penso che così in particolare avere, come abbiamo spesso detto, cioè, i figli sono di chi li alleva, penso che una donna veramente non ha bisogno di una completezza, non si fanno figli per essere complete o per finalmente trovare un'identità. Perché io consiglio sempre a tutte quante, anche le ragazze che insomma decidono di avere una famiglia, prima di realizzarsi, prima di scoprire veramente, di perseguire una loro strada, no? Anche proprio professionale o comunque insomma di formazione personale, prima di mettere al mondo un figlio. Quindi ecco, questo è il mio pensiero. Nel film ci sono tantissimi riferimenti cinematografici che mi hanno fatto molto ridere, da 007 ad Alien, Ritorno al futuro. Come mai hai pensato proprio a quei riferimenti cinematografici, in particolar modo Alien? Mi ha divertito tantissimo e lo penso pure io. Guarda, ce ne sono anche altri, cioè Gondry che mi piace molto, Scola, ho copiato Pedis da Soderbergh. Guarda, ho fatto questo film da amante del cinema, io vengo dagli studi di cinema, ho studiato quello, se non avessi fatto questo avrei fatto probabilmente un giornalista, un critico cinematografico. E per cui ho fatto questo film da grande appassionata e sono state delle piccolissime dediche, qualcuno l'ha vista e poi sono state trasformate, era il mio modo per dire dove non so arrivare, copio da quelli bravi. Nel film a un certo punto dite la felicità è lastricata, la strada della felicità è lastricata di vaffanculo. Quanto è vera questa frase nella vita reale? Quanto la devo fare mia? Tu sei più brava di me a fare questa cosa. Lei è più, cioè tu sei più brava, non perché tu non mandi sembra, a fanculo qualcuno, però tu sei comunque, cioè alla fine sei assertiva, sei una donna assertiva, bene. Anch'io in modi diversi, perché
vi raccontiamo questo aneddoto. Noi abbiamo scritto insieme, io ho scritto il suo insieme a lei il suo spettacolo Storia di Claudia, e facevamo queste riunioni per decidere di fare dei tagli, e Claudia era così: allora stavo pensando che forse rispetto a queste ultime tre pagine che abbiamo scritto, le ultime tre righe potrebbero essere in qualche modo asciugate, perché forse un pochettino di ridobelle, ma c'è un pochino di ridondanza, anche se belle. Questa era lei, io tagliamo, non va, tagliamo. Io aspetta, questo siamo noi due. Diciamo che Michela andava al dunque, pragmatica, lei pragmatismo. È più poetica, e io cercavo in qualche modo di edulcorare tutto il mio pensiero, però alla fine traduceva quello che io avevo in testa. Siamo comunque quindi, sì, assertive entrambe, anche, sì. A modo tuo lastricare la via di vuol dire anche essere chi sei e fare delle rinunce, non essere per forza esatto, come si aspettano gli altri, che è la cosa più difficile. Però si impara, crescendo. Spero cosa. Di sì, anche a fregarsene di quello che pensano gli altri è molto difficile da imparare, ma secondo me è vitale. Sì. E mo? E mo so cazzi. Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Niente cibi crudi e naturalmente zero alcol, eh? Eh no! Eh sì! Comunque io la voglia di birra non l'ho mai sentita. L'ho letto. Dove? Nella biografia di Vasco Rossi? Non ti sembra un miracolo? A me sembra alien. Papà? Sì. Tina, tu non l'hai ancora capito? Ma guarda che la strada della felicità è lastricata di vaffanculo! La bambina è nostra, Livia, la deve solo partorire! Non si fanno le cose contro natura, i figli se non vengono, non vengono! Ah! È proprio vero che la maternità ti cambia. Fabio! Quel figlio non è mio. Mi siete mancate. Anche tu. Facendo una cosa importante. Il fantacalcio? Non lo so, l'ultima giornata, fai te.